Allora direi che adesso ci mettiamo a posto i 2 minuti, ammazziamo tutti e si entra a bomba nelle tombe senza aver neanche preso un nascondiglio. Ma che ce frega dei nascondigli? Ci vorrà un attimo. E vediamo qui cosa ci sta scritto. E tu un fratello che ha dell'altro alzò l'ascia insanguinata da solo. In solitudine. Allora, Solas, facci uscire un altro po' di gente qua. Ok. Adesso vediamo se mi ricordo come si gioca, essendo passata soltanto una settimana quando ho toccato questo gioco. Tra l'altro, a proposito di questo, appena finiamo questo combattimento vedrò di darvi qualche specifica su quello che è successo quest'oggi. Allora, massima, buttiamoci un po' di immunità addosso. Andiamo su quest'altro, va. Prenditi tanti danni. Sì. Mamma le botte che ci devi prendere. Ok, immagino che la porta lì si sia aperta. Non credo ci fosse qualcos'altro che avremmo dovuto aprire. Certo, ci sta un nemico di là però, vedo. Comunque, cosa è successo? Nuova patch, la 6, nuova grossissima patch da 800 e passa mega. Influenzerà molto poco la nostra giocata. E ho comprato e scaricato le fauci di Akkon, che sono la nuova DLC uscita recentemente. In realtà penso sia un'uscita, oggi è il 30 di marzo per me, voi vedete la settimana prossima, ma penso sia uscita tipo il 23-24, non lo so quando è uscita. E io non ne sapevo niente, non fosse per una gentilissima utente iscritta al nostro canale che mi ha fatto notare la cosa. Poi me ne sarei accorto sicuramente oggi, considerando che è la prima cosa che Origin ti dice appena entri, tipo comprati, accendi la torcia, no, è accesa, comprati la DLC. Questa porta è chiusa magicamente. Ma se io mi accendo pure sta torcia? No, allora c'è qualcos'altro che dobbiamo sbloccare. A parte il fatto che ci sarà sicuramente qualche cosa runica qua. Comunque, intanto ringrazio Ale Games, appunto, che... Oh, oro vulcanico, da paura. Colei che ha dato la dritta. E per il resto, che dire... Non penso che andrò subitissimo a fare i contenuti della DLC per vari motivi. Uno, perché il livello minimo consigliato è tipo quello attuale di Sirius, cioè 20, e vorrei arrivare almeno al 22-23. E poi anche perché comunque l'idea era di fare questa zona e poi andare un po' avanti con la storia principale, cosa che vorrei comunque fare. Perché a quanto ho capito questa DLC sarà un bel po' lunga, nel senso bel po', una decina d'ore dovrebbe essere a quanto ho capito, ma a parte la parte finale in cui ci dovrebbe essere qualcosa di simpatico e interessante, il resto credo che sarà un po' ripetitivo, o almeno così ci hanno fatto capire. Ma non è che devo riaccendere tutti i bracieri? Ma no, devo riaccenderli tutti. Quindi quello che ho fatto l'altro, oppure questo si era rispento per qualche motivo, perché vanno accesi in un ordine. Ma no, se vanno accesi in un ordine, guarda, mi arrabbio, eh. Sono tutti accesi, giusto? Quello non so perché si era spento, dato che l'avevamo già acceso, ma... E io perché non vedo le barre del mio personaggio? Non penso che questa sia una cosa che ha a che fare con la patch. E se sì, vuol dire che è un grosso errore. Scusate, eh. Mo, opzioni. Meccaniche di gioco. Nascondi icone del tono.
di quale circostanza visuale salute è stato del gruppo? È contestuale, però vorrebbe sempre. No. Vabbè, contestuale dovrebbe essere quando stava a prendere botte. Hanno fatto le patch e mi peggiorano le cose. Ma la devo mettere sempre attiva per risolvere. No, raga, però nel senso non può essere così. Sempre attivata. No, non voglio ripristinare, scusa. Indietro, sì. Allora, io capisco che magari Sirius non sta subendo danni, ma gli altri devo vederli in combattimento almeno, no? Boh, adesso rimettiamo come prima e vediamo se magari se era qualche bug. Boh, proviamo, proviamo. Qui è tutta una prova. Indietro, confermare i cambi, sì. Sì, voi dite, avrei potuto mettere la visuale tattica per vederlo. Sì, ho capito, ma mi sembra una stronzata, se permettete. Almeno in combattimento, ma la devi lasciare quella. Se no mi faccio a capire a chi serve cosa. Ma che si è rispenta? Sono spente tutte. Direi che questo è piuttosto negativo. Ah, scusate, eh. E dove un fratello cadde, l'altro alzò l'ascia insanguinata. Forse tocca da farlo con una cosa che abbia senso. Ma ognuno dettò legge in modo diverso, litigando e l'asso li portò a duellare. Quindi questo sicuramente non è l'inizio. L'altra volta l'ho fatta un po' ad cazzum, evidentemente. E lavorarono insieme per un certo tempo. Fianco a fianco, ognuno dominava metà tag. E c'erano i puntini, per cui forse quello è l'inizio. I figli di Fire restano monumenti dedicati al padre che racchiudono le sue opere. E però questo mi sembra che non ci sia niente. Ah no, ci sta ad accendere. Quindi. Poi che altro abbiamo? Questa si può raccogliere, ma di certo non si può accendere. Ma ognuno ha detto a legge in modo diverso, litigando e l'asso li portò a duellare. Eh sì, a sto punto sarà così. Però è quella puntini puntini alla virgola che non mi piace. E qui dice dove uno sta. Esatto. Va bene. E allora proviamola così. Che vi devo dire? Mentre quelli popperanno miliardi di mostri, noi ci proviamo. Ragazzi, voi dovete stare un po' a serragliate in difesa. Adesso confermiamo. Era da qua che iniziava, no? Anche perché io prima mi sa che accendevo il bracciale con le fiamme normali. Sì. Ok, ora la fiamma è questa, non è. Ah, vedi che con questa fiamma non escono i mostri. Ah, o forse conta anche l'ordine, però questo non lo so. Se era tipo una penitenza per il fatto che l'avevamo acceso male. Intanto non si sta spegnendo, che c'ha qualcosa. Ok, no. Mi sembrava se fosse spento. Mamma mia, panico. Panicissimo. Comunque, sperando che adesso così si apra. Oh, codice sbloccato. Una camera di sepoltura. Pancia mia fatica panna. Pezzo di mosaico, vedi che ne valeva la pena. Pezzi di sacrificio, questo è nuovissimo per noi. E frammento di chiave. Lama curva doppia, roba da lato di livello 3. Che ci piace, ma non così tanto. Diciamo che ci sono molte cose più interessanti di livello 3 che avremmo potuto trovare. Ma ok, questo è stato tutto sto coso era per trovare. Vabbè, c'ho un po' d'amarezza dentro, Ma non così tanto. Allora, noi stavamo comunque andando verso un nascondiglio, se non ricordo male, per fare sta roba. Che poi era nelle distese sbiante, c'è un grosso contingente di venatori. Ok. Lì che bestie ci stanno? Ah, erano altri accampamenti di venatori?
Perfetto. Comunque poi stavamo cercando. Signor Arciere, buondì. Ancora non le vengono in assistenza i suoi amici? È un vero peccato. Oh, ho preso un disegno da tomba della gola. Mentre questo ci picchia, leggiamo, perché noi siamo veramente flash reader. Allora, Murena, bel nome. Sto tornando all'accampamento principale. Notte addati troppo dopo il tramonto. Stavamo lavorando con la luce delle torce quando era già molto buio. E un'orda di ragni si è riversata nella gola. Di pattuglia ci sono i templari rossi, ma se il sorvegliante vuole che lavoriamo più in fretta, dovrebbe ordinare a quegli energumeni di fare la guardia mentre noi siamo lì. Dopo il disastro di Redcliffe siamo a corto di venatori, una cosa che i templari rossi non mancano mai di farci notare. Tutti i templari del sud sono così antipatici? Harmonnum. Ok, Harmonnum. Io me ne sto andando. Beffratte, mi hanno fatto. Ci sta. Ah, ci sta un mago, aspetta. Aspetta, carissimo. No, 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 che fai? Fermo. Ok. Ok. Signori, vi vedo un po' statici, dovete attaccarlo tutti nel frattempo. Grazie, molto gentili che sentite i miei comandi. Devo premere Y per farvi sentire i miei comandi, però alla fine, dai, rispondete. L'inventario è pieno. Questo è un problema. Sì, dall'altra volta io proprio non ho fatto nulla. Scusate un secondo, giusto per capire. Ma Solas, no? Che roba c'ha di bastone? Perché lui c'ha 109 di DPS. 47 di andafuoco. Cioè, c'ha due slot liberi. Fa più DPS, runa antidrago. Però fa meno attacco in realtà. Però attacco ce ne fotte poco. Beh, con questo c'ha due slot liberi. Fa più DPS. È di drago. Che comunque è raro, manco è unico. Però vabbè. Quindi, no, questo per dire che questo lo possiamo distruggere. Ghiaccio, sì. Pensavo mai scalato troppo. Ma era scalato. Distruggi. Distruggi. Questo si può distruggere sicuramente. Intanto partiamo dalle armi a distruggere quelle là. Poi le armature si dovrebbero vendere un minimo meglio. Distruggi. Ok. Genitilente dovrei anche posarla volendo. Mi sto togliendo tutte cose per i soldi, lo so, ma non dovrebbe essere un grande problema adesso. I soldi. Egidia quant'era? Una cagata, però era unico. Va bene. Comunque, questo lo prendo invece perché penso si vendano di più ste soldatini, cosette. Cioè, dovrebbe essere comunque meglio. Oh, che c'è là? Un altro libro. Tomba nel luogo di sepoltura. Quindi sono già due disegni della tomba. Va bene. Qui che c'è sta nel campo? Scusate, vedo una cosa. Ah no, era la radice che brillava, nient'altro. Va bene. E invece quindi poi ci sta quest'altro qua, che sarà un altro campo parallelo dei venatori. Noi se ci sono venatori non abbiamo nessun, no, senso di colpa andare là e sterminarli. Laggata da paura. Solas, I am sorry about you, friend. Thank you. I knew demons and spirits were similar, but I did not know one could become Gliene the other stai so riparlando dopo easily. 72 anni che è Not similar, successo? Seeker. The same. The Chantry sees black and white. But nature is, and always has been, grey. Vero? A spirit is a purpose. A demon is that purpose perverted. That might be true with the spirit of compassion, but what is the purpose of a hunger demon? Survival, satiation, the pleasure of taste, of feeding. True Hmm. hunger, however, is much darker. Think of all those who starve in this world. Mankind has itself to blame for the existence of demons. Appunti sulle stesse sibilanti 1 di 8, un diario sulle rovine naniche, le iscrizioni sulle rovine sono lingua antica, grazie nonna per aver insegnato a questo bricconcello il vecchio nanico. Le scritte parlano di coloro che tristi abbandonarono la pietra. Centinaia di anni fa molti casati lasciarono i propri taig per stabilirsi qui, guidati da un nuovo capo. Fuggendo da una guerra oppure per evitare lo scoppio di una guerra? Ho letto i pilastri innumerevoli volte fino a affievolirsi della luce, so che mi sfugge qualcosa. Dovrei
Domani ci tornerò, vorrei che la sorella di Felicity non l'avesse dissuasa a unirsi a me. Un paio di occhi in più sarebbe stato utile per fare la guardia durante la notte. Ok. Non so bene cosa ci dovrebbe rappresentare, ma... noi intanto ci buttiamo qua sotto. Perché ci buttiamo qua sotto? Non lo so, però perché sembra un posto interessante. E penso siano i venatori qua. Allora... abbiamo fanatico, fanatico, mago. Ah no, tiratore, pensavo fosse un mago. Vabbè, allora andate tutti là. E io ci penso qua. E su, su Cirrus, un po' più di alacridane la questione. Ok, dai, così. Come ti permetti? Finiti? Oro vulcanico. Ma molte grazie. Pietra nanica. Lì c'è un altro pezzo del mosaico? Ah, sarà sempre... esatto, sacrificio. Ok, quindi non c'era niente di particolarmente interessante qua. Va bene. Qui non c'è niente di interessante. Prendiamoci st'altro oro. Oriu, oriu. Ok. E a questo punto possiamo riprendere ad andare verso il nostro accampamento, che era... qui che ci sta, che è una caccia a leggende. Il Vargas, sono andate più ambite. Ammazza quanti accampamenti ci stanno in questa zona comunque. Cioè, svariatissimi. Io avrei voluto chiudere la questione di sibilanti in molto meno tempo, probabilmente. Non so, forse dovrei andare più diretto verso le missioni e ignorare tutta quest'altra robetta che ci sta randomica in giro, direte. È una possibilità. Eccole, un altro indovinello. Demone della pietra, fino al nuovo ordine non manomettete le torce, accenderle nell'ordine errato evoca i demoni, esatto. Le iscrizioni sui pilastri indicano l'ordine corretto, ma aspettate la convalida delle nostre traduzioni prima di procedere. Ho creato delle mappe di altre tombe dove vi sono strutture simili, lo stesso avvertimento vale anche per quelle zone. Ah, quindi quella che abbiamo trovato era una di quelle. Ah, ah, ok. Ah, adesso vediamo di dargli un senso. Ci sono... però perché ci sono due torce qua? Allora, questa è la storia di Fyrel, campione tra i campioni, padre dei due figli, e questo pare essere l'inizio. Questa è la storia di Fyrel. Per orgoglio queste sale vennero costruite per onorare gli atti di un padre e piangere la sua perdita, non lo so. Che, contro la volontà del padre, respinsero parole sciocche e sciocco orgoglio. Plurale, no. E per la perdita di... queste sale vennero create per onorare un fratello compianto. Campione tra i campioni, padre di due figli. E per la perdita queste sale vennero create per onorare un fratello compianto. Che contro la volontà del padre respinsero parole sciocche e sciocco orgoglio. Boh, non lo so. Onestamente non è molto chiaro. Diciamo che su questa storia del tipo ci si poteva fidare abbastanza bene. Padre di due figli. E per la perdita queste sale vennero create per onorare un fratello compianto. Ma è ok che vogliono fare un po' l'anticoso, lo volevano fare, però... che contro la volontà del padre respinsero parole sciocche e sciocco orgoglio, plurale, per cui non può essere, perché questa è la storia di tizio. Vennero costruite per onorare gli atti di un padre e piangere la sua perdita. Potrebbe essere quello. E per la perdita queste sale vennero create per onorare un fratello compianto. Io proverei
Vennero costruiti gli atti di un padre e piange la sua perdita. No, chiaramente no. Ok. Dici, ammazza, dovrebbe essere una cazzata. Lo so, raga. Però se so io che sto scemo. Ok. Vabbè che faccio un'esperienza, nel senso. Anzi, sapete che queste cose penso che siano degli exploit della Turbo Madonna? Cioè, penso che questi siano dei luoghi di farm a livelli veramente improbabili se uno avesse tempo e voglia di mettersi a fare queste cose. Ma onestamente non me ne può cavare di meno. Ah, lì c'era anche qualcos'altro da farmare. Soldatino giocattolo, pare essere la cosa che va più di moda. E c'era questo. Allora, che contronta del padre spinsero proprio shock e shock orgoglio. Dovrebbe essere questa. Allora, fammi fare una prova. Se io volessi accendere questa. Ok, quindi questa è giusta. How are you feeling, Cassandra? State un After the attimo, revelations about your zitti. Shock seekers. e shock How do you expect I might orgoglio. feel? Most of my life was dedicated to the order. Non so I se ha did se. so much I believed was good in their name. Un fratello Now that you know I'm corrupt, compianto. you must determine which parts of yourself to discard and which to keep. I Questo è per assume you have orgoglio. advice. I would hardly presume. In our travels, I have been E per la impressed by your perdita. honesty E per la and your perdita, faith. questo è per onorare un fratello It compianto. is a difficult path. Per cui io non ho If davvero idea anyone can se walk ci it sia on, differenza nell'usare you una can. torcia o l'altra, eh. Però. Uno. Ricordiamo solo che già me sto dimenticando, se no. Quindi si parte da là, poi si incrocia dall'altro lato, poi di fronte. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Se le scrivessero in modo un po' più intelligente. Ok, che ci sta un altro pezzo del mosaico. E deprediamo qua. Un altro frammento di chiave. Indicazione su un pezzo di carta. Ok. Bianca 3, arco lungo chiodato pregiato. Questo comunque è buono per sera. E questo è un unico superbo dell'attacco. Da paura, da paura. Questo ci piace. Questo ci piace assai. Perfetto. Ok, sì, comunque mi rendo conto che ci sto mettendo molto tempo ad andare avanti in questa zona. Temo la cosa che stiamo facendo forse un minimo noiosa. Quindi diciamo che dal prossimo episodio mi impegno solennemente a fare molte più attenzione alle quest. Giurin giurello.